arriva all'Aquila, il primo mercato coperto di Campagna Amica del capoluogo di regione. Un luogo di incontro tra produttori e consumatori per valorizzare il centro storico e salvare le tipicità. L'inaugurazione ci sarà mercoledì alle ore 11. E la zona è via Celano, in località Torretta, nel complesso Il Quadrante. Sarà dunque il primo mercato coperto di Campagna Amica della provincia aquilana, il terzo d'Abruzzo dopo quello di Pescara e Chieti. Il mercato, le cui caratteristiche verranno spiegate nel corso dell'inaugurazione, conferma il percorso di crescita della rete di Campagna Amica, che punta a valorizzare il prodotto agricolo e la filiera corta, rispettando le esigenze dei consumatori più esigenti. Il mercato coperto non sarà infatti solo un luogo di compravendita, ma di alta socialità, soprattutto in una zona fortemente provata dal sisma, tra chi produce e consuma, ma anche per coloro che hanno scelto di restare all'Aquila dopo il sisma e credono nella rinascita del capoluogo. All'inaugurazione saranno presenti il direttore regionale di Coldiretti, Giulio Federici, e il direttore provinciale Massimiliano Volpone e il neoeletto presidente di Coldiretti L'Aquila, Angelo Giommo, oltre naturalmente ai tutor della spesa di Campagna Amica e a tutti i produttori che in forma stabile occuperanno i locali di via Celano per la vendita diretta delle eccellenze del territorio abruzzese, principalmente aquilano.